Ok, allora siamo qui con Zita Dazzi, giornalista della Repubblica e scrittrice di libri per ragazzi. E oggi ci presenta il suo libro Luce dei miei occhi. Fin da piccola le piaceva scrivere racconti o è una passione che le è venuta più avanti? No, è una passione che mi è venuta quando sono stata grande. Quando ero piccola, come tutti i bambini, facevo le mie fatiche per scrivere i temi, avevo tutti i miei trucchetti per scrivere il meno possibile. Poi però cominciando a leggere tanto, fin dalle medie, poi sempre di più al liceo, poi più tempo avevo più leggevo, mi è venuta anche la passione della scrittura e quindi diciamo sicuramente è una cosa dell'età adulta. Penso anche che per scrivere un libro è meglio aver vissuto un po'. Per scrivere questo racconto si è ispirata a un fatto realmente accaduto? Luce dei miei occhi è un libro che racconta la crisi economica vista attraverso gli occhi di un ragazzino 14enne e del suo fratello più piccolo di 5 anni e quindi sicuramente lo sfondo è lo sfondo di quello che stiamo vivendo da alcuni anni di situazione economica mondiale molto difficoltosa. Le vicende sono le vicende di una famiglia come tante, quindi anche qui diciamo la realtà entra ovviamente a pieno titolo nel libro perché che è una famiglia che ha delle difficoltà nel rapporto di coppia e ha delle difficoltà perché uno dei due bambini si ammala e perché bisogna affrontare questo problema e trovare il modo di venirne fuori, quindi sono tutti spunti che vengono dalla realtà. Quale genere di libri ama leggere ma soprattutto scrivere? Io amo molto leggere narrativa, mi piace la narrativa italiana, i romanzi che raccontano il nostro paese, però leggo per esempio tantissima letteratura ebraica, mi piacciono sia gli scrittori ebrei americani come Philip Roth o Safran Foer, sia scrittori israeliani come Amos Oz o Joshua. Mi piace scrivere libri che raccontano la vita vera delle persone, non amo molto il fantasy, non amo l'horror, non è un tipo di letteratura che io leggo e neanche che so fare, quindi sto più attaccata alla realtà. In questo libro tratta anche di temi purtroppo sempre più presenti in Italia, come la crisi, la disoccupazione, come genitori che litigano spesso e soprattutto la malattia. Lei ha attraversato questi problemi nella sua vita o ne scrive solo per sensibilizzare i più piccoli? Guarda, la crisi economica è un fenomeno con cui bene o male tutti gli italiani si stanno confrontando e non solo gli italiani. I problemi della famiglia, anche quello, come tutte le famiglie, anche la mia ha conosciuto momenti di difficoltà, tutti i ragazzi si trovano ad avere genitori che in qualche momento sono nervosi fra di loro, quindi ovviamente c'è sempre anche qui qualcosa di autobiografico, c'è sempre anche nei libri che si scrivono. Nel libro Sofia conforta sempre Arturo, si è ispirata a questo personaggio grazie alle persone che l'hanno sostenuta nella sua vita? Guarda, Sofia è una ragazzina che assomiglia molto a tante bambine, tante ragazze che io vedo circolare per casa perché sono una mamma, ho 4 figli adolescenti e quindi vedo molti compagni di scuola, molti amici, ragazzini che ho visto nascere che adesso hanno 13, 14, 15 anni, quindi Sofia è queste ragazze che io vedo circolare per casa, tutte loro insieme. Allora, Giovanni, il personaggio di Giovanni è un bambino veramente molto allegro, molto curioso. Anche dopo essere diventato completamente cieco, lui comunque conserva la sua allegria. Secondo lei, può veramente un bambino non venire quasi intaccato da un'invalidità tanto grande? Può venire? Cioè, non viene proprio intaccato moralmente, non viene colpito, non perde la sua allegria. Beh, insomma, sai, i bambini di quell'età hanno questa cosa bellissima di questa incoscienza che li porta a non immaginare le conseguenze più negative che ci possono essere, quindi se a qualcuno è capitato di frequentare un reparto ospedaliero pediatrico, si vede che anche in quel contesto i bambini riescono a mantenere una vitalità, una gioia, un'energia incredibile rispetto agli adulti. A me è capitato, come a tutti i genitori, qualche volta di finire in ospedale con i figli per qualche, non so, bronchite, qualche malattia anche banale,
che però viene curata in ospedale, e vedi questi bambini che sono magari molto malati, che stanno lungo tempo in ospedale e che comunque giocano, che comunque guardano alla vita e non pensano alla drammaticità irrisolvibile. Questa mi sembra una cosa, una grande fortuna che hanno i bambini piccoli. Il rapporto fra fratello maggiore e fratello minore è descritto veramente bene, con estremo realismo. Io parlo da sorella maggiore, quindi posso veramente affermare che è proprio ben strutturato. Per questo, per descrivere appunto i piccoli litigi, ma comunque l'amore fraterno, lei si è ispirata ai suoi figli, osservando i suoi figli, o a una sua esperienza di sorella di fratelli? No, sicuramente al rapporto fra i miei figli, perché io ho avuto l'ultimo figlio che aveva 9 anni di distanza dal primo, e effettivamente Giovanni e Arturo di questo libro sono i miei due figli, il più piccolo e il più grande, e il tipo di dialoghi che ci sono fra di loro sono i dialoghi che io ho visto nella realtà di tutti i giorni e che vedo tuttora nella mia famiglia. Questo bambino più piccolo che gioca, che scherza con i fratelli più grandi, e c'è quel tipo di dinamica lì, di simpatia lì, di interazione che è fatta un po' di complicità, un po' di gelosia, un po' di simpatia. Comunque fratello più grande, anche se è un po' geloso e un po' qualche volta innervosito dai privilegi che i genitori concedono ai bambini piccoli, comunque i fratelli più grandi sono molto affettuosi, sanno prendere cura dei fratellini più piccoli in un modo meraviglioso. Grazie mille di tutto, veramente. Grazie a voi. Grazie a voi.